Io non mi vendo, innanzitutto è la mia prima prova di scrittura. Ho iniziato a scrivere questo romanzo quando avevo soltanto 17 anni, quindi non ero neanche maggiorenne. Quindi è stato in un certo senso anche per me una sorta di sperimentazione, una fase iniziale. In realtà non conoscevo ancora il mondo editoriale, quindi mi sono trovato un po' così per caso a pubblicare questo libro, che è nato da una sorta di esigenza interiore. Io ho sentito l'esigenza di iniziare a scrivere, quindi scrivere è stata per me una sorta di esigenza, è stato un modo per sfogare tutto ciò che avevo dentro. È stato un modo per esorcizzare tutte le mie paure, tutte le mie angosce e tutta quella malinconia che un giovane di quell'età aveva. E quindi, iniziando così a scrivere un po' per caso, un po' come esperimento, mi sono ritrovato a raccontare un po' quella che è stata la mia generazione. La generazione un po' disorientata, senza più punti di riferimento, che un po' vive nell'ombra di quello che si vorrebbe essere, ma ancora non si è.